No, vabbè, serve comunque per mantenere sempre una serie di risultati utili consecutivi. Poi oggi abbiamo giocato contro una squadra che sappiamo tutti doveva essere una delle protagoniste per questo campionato. È ovvio che poi c'è tutte queste partite che non hanno giocato, però la rosa, la squadra lo si è visto anche oggi, è una squadra di tutto valore alla quale noi ci siamo contrapposti come abbiamo anche voluto fare, sempre cercando di non lesinare le nostre offensive e cercando anche di togliere loro la possibilità. E oggi i ragazzi sono stati esemplari. A differenza di quello di domenica scorsa, siamo stati bravi subito ad aggredire la gara, abbiamo avuto subito delle ottime occasioni per andare in vantaggio. Dispiace perché un po' gli episodi ci sono andati contro e sul primo rigore siamo stati ingenui noi perché non si scivola dentro la rigore, dovevamo essere bravi a portarlo sulla linea di fondo. Il secondo, da quello che mi dicono i ragazzi, non c'era, però Avete contestato tanto in occasione di quel secondo rigore. Sì, vabbè, dai, da quello che mi dicono anche lo stesso Barlafante abbia detto che si pensava che l'arbitro lo stesse ammonendo, però questo è il calcio, come sbagliano i giocatori, sbaglia l'allenatore, sbaglia anche l'arbitro, dispiace perché è un episodio a sfavore nostro, la partita la stiamo vincendo, lo stiamo conducendo bene, l'unico rammarico, il rimprovero, ma se posso dire rimprovero perché oggi i ragazzi non sono da rimproverare, è che forse abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di chiudere la partita, abbiamo avuto l'occasione con Esposito sul 2-1 per noi e non siamo stati bravi e poi come avete visto l'episodio a sfavore ci ha penalizzato e non ci ha fatto vincere questa partita.